La gioca a sinistra. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. E ora deve concludere. Ecco il tiro! Palla che non trova lo specchio della porta. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Tentativo di allungare il gioco. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova la giocata nello spazio. Ci prova! E colpisce la traversa! Cerca il secondo palo. Non c'è più tempo, finisce qui. Certo, l'allenatore non può essere soddisfatto di questa partita, ha avuto qualche occasione la sua squadra, ma alla fine gli avversari sono stati nettamente superiori. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Il problema, Fabio, oggi è stato che hanno perso troppi palloni nella propria metà campo, hanno voluto costruire il gioco con difensori e centrocampisti e sono stati scacco del pressing della squadra avversaria, che sono stati molto bravi con gli attaccanti e i centrocampisti a riconquistare tanti palloni e poi anche a vincere la partita. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.